Oggi parleremo d'amicizia, affrontando il caso di Desiree Turner, una storia che mi ha particolarmente scioccato, soprattutto per come è andata a finire. Desiree Turner è nata nel 2002 nella città di Smithfield, in Utah. È cresciuta con i suoi genitori April e Matt, i suoi fratelli gemelli e questo cavallo che amava profondamente. Gli amici la descrivono come una ragazza solare, piena di vita e anche con un forte senso di responsabilità. Era anche una studentessa modello e tutti sembravano voler essere suoi amici. Desiree era una ragazza piena di vita e assolutamente una delle migliori studentesse nella scuola superiore di Skyview. Era una ragazza molto energetica che voleva condividere questa sua gioia con tutti i suoi amici. Tuttavia, non tutti l'hanno saputa apprezzare, come ad esempio i suoi due compagni di classe, Calder Peterson e Jayzoc Decker. Erano leggermente più vecchi di lei, ma erano nella stessa classe dal momento che erano ripetenti. Per qualche strano motivo, Calder e Jason trovavano Desiree particolarmente fastidiosa. Ed è chiaro che magari qualcuno di voi penserà: è normale non essere simpatici a tutti, ci sarà sempre qualcuno che vi può trovare fastidioso. Ed è assolutamente così, ma la differenza in questo caso è che Calder e Jason hanno deciso, letteralmente, di uccidere Desiree per quest'unica ragione. Solamente perché la trovavano fastidiosa. Un giorno, nel febbraio del 2017, quando questi due ragazzi stavano giocando a videogiochi, Calder ha detto: "Vorrei davvero far fuori Desiree, non vorrei mai più rivederla." E a queste parole Jason ha semplicemente risposto: "Beh, se tanto ti dà fastidio, perché non usi il tuo coltello di 15 cm? Perché non la fai fuori tu stesso?" La cosa più terrificante è che Calder ha preso seriamente queste parole dell'amico Jason, il quale non sembrava stesse scherzando nemmeno lui. E quindi tutto era deciso: volevano fare fuori questa Desiree perché la trovavano fastidiosa. Inizialmente quello che volevano fare era tagliarle la gola, così avrebbe messo di parlare con la sua voce così irritante. Tuttavia hanno scelto anche di portarsi un'arma da fuoco con loro in caso ci fossero dei problemi. Non c'è voluto molto perché questi due ragazzi trasformassero questa loro macabra fantasia in triste realtà. Calder e Jason erano semplicemente degli amici, dei compagni di classe di questa Desiree. E il 16 febbraio del 2017, nelle ore del pomeriggio, Jason ha scritto il seguente messaggio a Calder: "Let's get this thing done, bro." Vabbè, che qua tradotto letteralmente: facciamo sta cosa fra, se vogliamo. Calder è andato quindi a parlare a Desiree una volta terminate le lezioni, chiedendole di uscire per una passeggiata visto che c'era la neve. Desiree si fidava di Calder e quindi ha subito accettato. Desiree infatti considerava questo ragazzo un suo amico e quindi non ci ha visto niente di male o malizioso dietro quell'invito. Ai due si è unito l'altro ragazzo e per un attimo tutto sembrava andare normale, una semplice uscita tra compagni di classe. Era una giornata, come vi dicevo, di neve e era particolarmente difficile muoversi o riuscire a trovare qualcosa. Uno dei due ragazzi ha detto di aver perso il suo anello e per questo motivo Desiree ha scelto di aiutarli. Come potete immaginare, per terra c'era tantissima neve e quindi per poterlo trovare si è dovuta chinare. E questo era proprio quello che i due ragazzi volevano. Nel mentre era piegata, infatti, Calder le ha sparato un colpo di pistola da dietro la nuca. Desiree ha combattuto e ha fatto di tutto per rimanere in vita e non aveva nemmeno la più pallida idea di cosa le fosse successo. Mai avrebbe potuto pensare che questi due ragazzi l'avrebbero mai potuta attaccare e a maggior ragione che l'avrebbero lasciata lì su quel fiume ghiacciato a morire probabilmente di freddo. I ragazzi hanno anche pensato bene di aprire la sua borsa e rubarle il suo cellulare, il suo iPad e anche $55. Nel frattempo, April, la madre, si faceva sempre e sempre più preoccupata di che cosa fosse successo alla figlia che quel giorno non stava tornando a casa. Dopotutto, Desiree era una ragazza molto responsabile ed era solita a rispondere subito alla madre, ma quel giorno, benché April aveva provato in più occasioni a contattarla, non riusciva in alcun modo a ricevere alcuna risposta. E questo
era quindi un comportamento veramente atipico per questa Desiree, e subito April sentiva dentro di lei che qualcosa doveva essere successo. Nel giro di poche ore April ha esposto denuncia di una persona scomparsa, appunto la propria figlia. Alle 11 di sera, nel vedere la figlia non tornare a casa, la famiglia Turner si è fatta sempre più preoccupata e disperata. Due amici di famiglia hanno quindi deciso di prendere questa situazione sotto le loro mani e quindi di cercare in qualche modo di aiutare attivamente nella ricerca. Queste due donne erano Christy e Sue e erano non altre che le insegnanti di Desiree. Le due sono uscite di casa e, munite ciascuna di una torcia, sono andate a quelle ore della notte a cercare dove fosse la povera ragazza, e lungo il canale hanno rinvenuto un corpo, il corpo di Desiree. Inizialmente erano convinti che per la ragazza non ci fosse più niente da fare, ma dopo una più accurata ispezione si sono accorti che la ragazza era ancora viva, sebbene in condizioni estremamente gravi. Desiree era infatti rimasta all'interno di quel canale per 8 lunghissime ed estenuanti ore nel freddo di quella notte. Era assolutamente un miracolo che fosse stata trovata ancora viva. Qui potete ascoltare un pezzettino anche della registrazione della telefonata che è stata fatta al 911. Oh, I'm looking for her and I found her. I mean, she's alive and everything, but she had a gunshot wound in her head. La polizia, dopo quella telefonata di Christy, si è subito mobilitata ed è intervenuta. A mezzanotte e 40 minuti, Christy ha finalmente telefonato alla madre April, dicendole che le hanno trovata. April era completamente sotto shock, ma era davvero felice che la sua figlia era stata ritrovata. Tuttavia, quando è arrivata in ospedale, si era resa conto delle terribili condizioni in cui era la ragazza, e i medici non sembravano essere positivi. Sembrava proprio che per Desiree non ci sarebbe stato nulla da fare. Quando l'ambulanza comunque è arrivata in ospedale, erano preparati per le condizioni assolutamente critiche della ragazza. Durante la prima notte, comunque, come vi dicevo, nemmeno i dottori hanno potuto promettere che la ragazza sarebbe potuta sopravvivere. Nel mentre che i dottori ce la stavano mettendo veramente tutta per riuscire a far sopravvivere questa ragazza, la polizia era intanto alla ricerca di chi erano stati i suoi aggressori. Una delle prime cose che hanno controllato è stato andare a verificare i tabulati telefonici del cellulare di Desiree. Sono stati così in grado di risalire al messaggio di Coulter, e successivamente hanno analizzato i tabulati del cellulare di Coulter e hanno quindi trovato i messaggi che Coulter e Jason si erano scambiati. Coulter è stato arrestato per primo e, appena hanno iniziato l'interrogatorio, ha subito confessato di essere lui il responsabile che ha sparato a Desiree, e ha anche dichiarato qual era la ragione di tale violenza. Quello che lui ha detto è che Coulter era particolarmente infastidito dal modo che aveva Desiree di utilizzare i social, e Coulter odiava veramente che questa Desiree continuasse a contattarli attraverso i social media. Successivamente sono passati all'arresto di Jason. Jason ha subito negato di aver in alcun modo tentato di uccidere Desiree e ha continuato a sostenere ciò fino a quando la polizia non è stata in grado di avere un mandato per poter perquisire la casa dove abitava. E è stato proprio nella camera di questo Jason che hanno trovato l'involucro del proiettile. Sembra infatti che Jason abbia chiesto a Coulter di tenere l'involucro per potersi ricordare per sempre quel terribile momento, e sembrava quasi orgoglioso di questa sua malefatta. Entrambi i ragazzi sono stati processati come adulti, dal momento che questo caso era particolarmente macabro e assolutamente premeditato. Non c'era alcuna occasione per mostrare loro pietà. Coulter e Jason sono stati accusati con tentato omicidio aggravato, rapina aggravata e ostacolo alla giustizia, e successivamente qualcos'altro è successo. Infatti, 6 settimane dopo quell'evento orribile, Desiree è finalmente uscita dall'ospedale. È rimasta paralizzata sul lato sinistro e anche la sua vista ha subito dei grossi danni, ma nulla poteva fermarla adesso. Desiree era veramente pronta e voleva riprendersi in mano la propria vita. Desiree ha anche detto ai suoi genitori che non vedeva l'ora di rivedere il suo cavallo che amava tanto, e si chiamava Junior. E in un
messaggio che ha rilasciato tra l'altro in un'intervista in TV, ha detto che tutto quello che voleva era poterlo cavalcare ancora una volta. Purtroppo questo suo desiderio non si è mai avverato, dal momento che Desiree non è mai stata più in grado di poter cavalcare un cavallo per via dei danni causati da questi due ragazzi. Desiree, durante il processo, ha detto a Coulter che spera che ogni volta che questo ragazzo userà il suo braccio sinistro penserà a lei e come la sua malvagità l'abbia lasciata paralizzata. E inoltre ha anche detto lui che ogni volta che questo ragazzo si sveglierà la mattina e si guarderà attorno nella sua cella dovrà pensare a lei e di come lei adesso ha difficoltà anche a vedere. E se per caso sentisse mal di testa, lui dovrebbe moltiplicare questo suo dolore per 1000 solamente per riuscire a capire il dolore che lei ogni giorno prova, dal momento che per colpa sua ha ancora un proiettile all'interno della sua testa. E queste sono le sue parole: ti odio, odio quello che tu hai fatto a me e odio che mi fidavo di te. Io spero che la tua vita sarà adesso confinata in questa cella minuscola, ma allo stesso modo anche la mia vita in qualche modo sarà confinata. Questo riferendosi anche in parte a quello che Desiree deve passare. Immaginatevi, lei aveva tutta questa grandissima passione per i cavalli e adesso non potrà mai più cavalcarne uno, come vi dicevo poc'anzi. Coulter ha pianto durante il tribunale, durante tutto il discorso di Desiree. L'avvocato difensore di questo ragazzo ha confessato che lui non era un mostro, ma solo un bravo ragazzo che purtroppo aveva commesso un errore terribile. Alla fine del suo processo, Coulter ha anche dichiarato che vuole pagare per quello che ha fatto e che spenderà il resto dei suoi giorni nel cercare di farsi perdonare. Coulter e Jason sono stati condannati a 15 anni e il giudice ha dichiarato che Jason si trovava altrettanto responsabile. E infatti queste sono proprio le parole del giudice: io non posso pensare che tu sei in qualche modo meno complice di questo altro ragazzo e per questo motivo non puoi essere difeso né legalmente né moralmente. Io credo che in base alle prove che ci sono state fornite la tua partecipazione è stata attiva all'interno di questo terribile evento e per questo motivo impongo che anche a te sia data la pena massima. Quando Coulter è stato scortato fuori dalle guardie, Desiree ha parlato a lui un'ultima volta e ha detto queste parole: devi saperlo, io sono più forte di un proiettile, benvenuto all'inferno, io vivo già qui da un anno. Oggi Desiree è una ragazza forte che ancora sorride e ancora piena di vita. Adesso ha una protesi di questo braccio robotico che le permette in qualche modo di muovere il suo braccio sinistro e grazie anche a varia ginnastica adesso riesce anche di nuovo a camminare e a utilizzare la sua gamba sinistra. Nel 2020 Desiree si è diplomata al liceo, anche se appunto ha dovuto saltare 2 anni di scuola per via di tutto questo terribile incidente. E anche se Desiree non ha mai potuto continuare il liceo assieme ai suoi vecchi compagni di classe o non ha potuto mai più coronare il suo sogno di cavalcare ancora una volta il suo cavallo, ha scelto di cambiare la sua prospettiva sulla vita e di studiare invece per diventare un'infermiera. È quindi riuscita a trovare un nuovo sogno che la rende felice e che vuole a tutti i costi realizzare. Desiree ha anche iniziato a lavorare presso la chiesa di Gesù Cristo ed è stata in grado di diffondere amore e gioia, ispirata dal fatto che le era stata data una nuova prospettiva sulla vita. Lei infatti sostiene che in questo momento sarebbe dovuta morire, tuttavia è riuscita in qualche modo a salvarsi e questo è stato per lei come una seconda vita, una seconda possibilità che l'ha portata ad apprezzare tutto quello che aveva finora ancora di più e per questo motivo ha scelto di impegnare la sua vita nel restituire qualcosa agli altri. Infatti, secondo le prime testimonianze dei dottori, immaginatevi prendere un proiettile nella vostra testa, in questo momento questa ragazza dovrebbe essere un vegetale, non dovrebbe essere in grado di parlare, di muoversi, eppure è qui, ancora viva, che ancora cammina, che parla ed è felice, felice di questa seconda opportunità. Desiree ha anche iniziato l'attività di giardinaggio, grazie anche alla sua famiglia, e sceglie di donare questi bouquet bellissimi in ospedali, asili nido, orfanotrofi e in qualsiasi altro posto in cui ci sono delle persone che hanno bisogno di un sorriso. Questo era il caso di oggi. Io credo davvero che la storia di Desiree dovrebbe essere davvero una fonte di ispirazione per tutti noi e per tutti coloro che hanno passato un momento traumatico. Non permettete a nessuno di abbattervi e siate grati per quello che avete. Io vi ringrazio per essere stati con me e per aver visto questo video. Lasciate un mi piace e commentate qui sotto con la vostra opinione. Spero di vedervi al prossimo. Un ciao da Seba. Ciao.
君も抱くから必要なことはない。